un po' sportivo, dandomi un po' però di libertà un po' in tutti i campi. Io faccio una brevissima introduzione di chi sono e quelle che sono le mie esperienze, perché questo ovviamente mi serve già ad esempio per darvi qualche consiglio per chi magari più giovane si vuole affacciare al giornalismo, per chi magari lo vuole fare comunque, perché oggi ci sono tanti giornalismi, tante fonti di anche autoproduzione, se vogliamo. Allora, io intanto sono un giornalista professionista, come vedete lavoro a TV9, quindi ho un contratto da giornalista con l'emittente locale. Buongiorno avvocato. Oltre a questo faccio tante collaborazioni, sia locali che nazionali, ovviamente con testate cartacee come qui il Corriere di Maremma, noi collaboro anche con la Gazzetta dello Sport, e poi sono il direttore di una rivista online che è crossetosport.com. Vi dico questo perché chiaramente anche per me diventa un modo di confrontarmi con le tante forme di giornalismo per capire anche come evolve questa professione. Vengo da una professione, come dico io, e soprattutto da un giornalismo fatto sul campo, perché io ho iniziato a 17 anni a collaborare, lo facevo con una rivista che si chiamava Alfabeta, che alle mie classi lo ricorderà, che era una rivista di sport. Dopo pochi mesi ho iniziato con il Tirreno e nel frattempo ho scelto un percorso universitario che era diverso, perché io sono laureato in giurisprudenza, quindi non vengo, diciamo, da scuole di giornalismo o da giornalismo, perché poi comunque questa è una professione che secondo me deve portarvi ad avere sì una buonissima cultura, ma allo stesso tempo non vi deve settorializzare, cioè vi deve tenere quanto più aperti con la mente possibile e soprattutto essere capaci di interessarsi un po' a tutto. Fondamentalmente io dico sempre, un buon giornalista, se domani gli viene chiesto di fare un servizio su questo microfono, deve essere in grado di fare un servizio su questo microfono, e quindi deve avere la curiosità di trovare da un microfono, che è un oggetto normalissimo, una notizia. Quindi questa è la prima base, e le andremo a vedere poi. Vi ho preparato delle slide che secondo me sono importanti. Nella mia attività ho insegnato per alcuni anni all'Università di Firenze marketing e comunicazione sportiva, per entrare nel tema, al corso di laurea in management dello sport, quindi dove andavamo a preparare alcuni manager che, come sapete, oggi, come in tutte le professioni, devono avere conoscenze a livello di comunicazione. Questo non vi voglio annoiare più di troppo, ovviamente, sulla mia attività, ma entrerei subito in quello che è il tema della giornata. Io cercherò chiaramente di farvi tutta una serie di esempi, se volete mi potete fare delle domande, se volete me le potete fare anche mentre parlo, non è un problema, se volete lascio uno spazio finale, così vi lascio a voi tutte le domande, gli spunti di riflessione che preferite avere. Allora, io partirei con la prima slide. Questa è una definizione che mi è sempre piaciuta. La prima volta me la fece conoscere Sergio Lepri, che è un esempio secondo me per ogni giornalista. È stato uno dei miei insegnanti al corso di preparazione per l'esame da giornalista professionista. Lui è un signore che oggi ha 92 anni, è stato lo storico direttore dell'ANSA, quindi l'ANSA per tanti anni, oggi ormai dispacci di agenzie si leggono, ma sapete che con internet non c'è più un punto di riferimento che aggiorna prima degli altri. Per tanti anni l'ANSA, che era un'agenzia di stampa, aggiornava prima di tutti gli altri, era una fonte per tanti giornalisti. Beh, Sergio Lepri è un signore che venne a farmi il corso, aveva 86 anni, arrivò in macchina, usava i telefoni, gli smartphone, come se fossero una cosa su cui lui aveva sempre lavorato, aveva una apertura mentale clamorosa. E ci dette questa definizione di Albert Camus, cioè su chi è il giornalista. Lui dice: il giornalista è lo storico dell'istante. Io devo dire che ho, tra le grandi passioni, oltre il giornalismo, la storia e il diritto. Infatti sono anche felice che ci sia l'avvocato, perché magari su tante cose toccheremo degli argomenti su cui
se vuole può anche dare delle precisazioni, degli spunti, magari anche dopo quando farà il suo intervento. Il giornalista è lo storico dell'istante, e questa secondo me è una cosa che chiunque si avvicini al giornalismo deve rifletterci. Vi faccio un esempio. Pensate a quello che è accaduto da noi, cioè è stato anche forse inflazionato, no, sulla stampa, l'incidente della Costa Concordia. Dopo il Titanic è stato l'incidente più importante che c'è stato negli ultimi 100 anni per quanto riguarda la nave da crociera. Non si sa tutto del Titanic, perché? Perché ci sono stati dei giornalisti che sono stati gli storici di quel momento e oggi ci hanno raccontato quello che accadeva, ci hanno raccontato un pezzo di storia. Beh, probabilmente tra qualche anno i giornalisti che hanno raccontato quello che stava accadendo, che è accaduto, però attenzione, all'epoca erano giornalisti che avevano pochi mezzi di informazione, quindi spesso la storia del Titanic è stata romanzata. Oggi avete visto com'è cambiata l'informazione, cioè avevamo una diretta minuto per minuto di quello che accadeva, da dentro la nave abbiamo visto che con i telefonini sono stati fatti 1000 filmati, dunque che cosa accade? Di fatto quello che stiamo dicendo, la storia la si è fatta attraverso l'informazione. E quindi poi dopo chiunque andrà a ricostruire tra 20 anni, 30 anni cosa è accaduto all'isola del Giglio lo farà attraverso anche quello che è stato scritto, è stato detto, è stato prodotto in quei momenti. Quindi vedete, già qui capite come cambia però il giornalismo, perché ognuno di voi oggi andando a fare una passeggiata per il corso può diventare colui che fotografa un pezzo di storia di vita di Grosseto. Quindi non è in realtà più solo il giornalismo, ma ognuno di noi, perché ognuno di noi poi può fotografare, diciamo, quell'istante, traducendolo ovviamente in un settore come quello dello sport. Per esempio, vi cito un altro esempio che è il mio personale. Per i 100 anni del Grosseto abbiamo scritto un libro. Io mi sono occupato della parte degli ultimi 12 anni, quindi cioè dell'era della presidenza Camilli, e quindi della scalata del Grosseto dalla Serie D fino alle categorie più importanti, quindi fino alla Serie B. Beh, di fatto quella storia io l'ho raccontata avendola vissuta e avendone scritto. Quindi di fatto io non sono andato a far altro che a trascorrere quelli che sono stati 12 anni di attività giornalistica, quindi fotografando istante per istante all'interno di un libro. Quindi questo è un primo passaggio che secondo me chi è un giornalista deve sempre ricordarsi, cioè qualsiasi cosa voi raccontiate, che sia da una partita di terza categoria a un evento che accade sulle mura a un grande meeting internazionale, voi scrivete comunque qualcosa che rimarrà in un modo o in un altro alla storia. Questo credo che sia il primo punto. Ovviamente queste sono alcune delle caratteristiche che il giornalista, che sia sportivo o che non lo sia, deve avere. Quindi la curiosità, se uno non è curioso, difficilmente riesce poi a trovare la notizia, perché le notizie più importanti sono le notizie più nascoste, sono le notizie che se non le andiamo a cercare a volte non le troviamo. Insomma, se ricordate quando Michelangelo scolpiva le sue opere, come diceva io levo solo il marmo, ma l'opera, la statua c'è già dentro. Ecco, se non c'è la curiosità nell'andare a cercare la notizia, chiaramente la notizia la troviamo, spesso l'abbiamo davanti agli occhi. Vi dico che a me tutti i giorni capita di andare a giro e magari non accorgermi che ho una notizia davanti, ma un giorno casualmente me ne accorgo. Ecco, questo è un esempio per dirvi, insomma, se la notizia si trova, la si vuole, e c'è la giusta curiosità, la troviamo sempre. Conoscenza, perché comunque poi dovete avere una preparazione che vi permetta di trovarla e di tradurla poi in un articolo giornalistico. Una capacità relazionale, perché non è che potete fare tutto da voi, cioè ci vuole una capacità di relazionarsi con gli altri, di conoscere, di saper capire dove potete trovare le notizie. Una critica è un'autocritica,
Cioè dovete essere critici nell'analizzare le cose, ma essere anche autocritici nei vostri confronti. Cioè, purtroppo spesso, questo è un problema dei giornalisti che pensano di saper tutto. Beh, non lo saprete mai tutto. E avrete sempre qualcuno che ne sa più di voi. Se siete autocritici, vi migliorate. Questo è un altro aspetto che secondo me è importante. E se qualcuno vi critica, ascoltatelo sempre. Può anche non aver ragione, però vi può dare sempre degli spunti. Ovviamente a disponibilità al sacrificio, perché questo è per chi di voi magari avrà la fortuna un giorno di diventare giornalista, dovrà sapere che non esiste più l'orologio. Cioè se succede un evento a qualsiasi ora oggi, tanto più oggi, con il giornalismo di internet, con le televisioni H24, oggi come oggi dovete tornare a lavorare. Perché? Perché comunque il vostro obiettivo è dare la notizia e quindi la notizia la si dà quando l'abbiamo. E se l'abbiamo alle 3 di notte non possiamo andare a letto in discoteca, bisogna andare a lavoro. Questo è un problema che a volte si riscontra, perché tanti dicono questo è un lavoro divertente, però è un lavoro che insomma alle 7 non vi permette di andare a prendere l'aperitivo con gli amici, perché alle 7 si chiudono i telegiornali oppure siamo nel momento clou del lavoro. Quindi disponibilità al sacrificio ci vuole. Capacità descrittive di sintesi, questo è un altro aspetto, perché si può scrivere quanto vogliamo, però un articolo deve essere anche letto, quindi dobbiamo porci nei confronti di chi lo legge. Se non sappiamo da un lato descrivere quello che raccontiamo, ma dall'altro non lo sappiamo neppure sintetizzare, diventa problematico poterlo raccontare. A volte leggiamo degli editoriali, anche su giornali importanti, in cui dopo 10 righe ci perdiamo. E allora capite che qui qualcosa che non funziona c'è. Io dico sempre, il giornalista deve ricordarsi che poi viene eletto da tutti, a seconda poi di quello che scrive. Chiaramente se io scrivo un editoriale in tema specifico che poi va a persone specifiche, quindi che hanno una preparazione su una certa materia, posso, oppure su una rivista specializzata, posso anche usare dei termini tecnici, ma se io scrivo su un giornale o parlo in televisione o realizzo un servizio per una radio dove la mia utenza e quindi i miei spettatori o lettori sono un gruppo vasto di tutti i ceti sociali, ma anche di tutti i tipi di culture, quindi anche uno che magari ha studiato poco deve riuscire a capire quello che sto dicendo. Quindi per esempio è una capacità anche saper scrivere in maniera semplice. Competitività, beh, quella chi fa il giornalista, io dico tanto più quando si fa il giornalista sportivo, è una competizione, cioè c'è una gara comunque a chi arriva prima sulla notizia. Ci sono degli eventi in cui non c'è bisogno di arrivare prima sulla notizia, però ci sono degli eventi in cui c'è bisogno. Faccio un esempio, il calciomercato è l'esempio principale. E io dico sempre, visto che qui, come diceva lui prima, si parla anche poi di quello che può essere un giornalismo politico. Io mi occupo un po' di tutto, quindi sia di politica che di sport. Io faccio sempre un esempio, probabilmente mi riesce bene anche a lavorare sulla politica in periodi elettorali come questi, perché ho la preparazione del giornalista sportivo. Cioè io tutti due volte l'anno devo confrontarmi con il calciomercato e lì si corre, la notizia va cercata, bisogna andarla a trovare. Beh, quando siamo per esempio a dover sapere in anticipo chi sarà il candidato a sindaco di una città o il candidato al prossimo Parlamento, a meno che chiaramente non vengano fatte le primarie, ma se si decide nelle stanze di un partito, e lì bisogna arrivare prima degli altri, perché se sulla civetta del giornale, sul titolo del telegiornale abbiamo la notizia prima degli altri, sappiamo che abbiamo realizzato un buon lavoro. Quindi un po' di competitività ci vuole, però allo stesso tempo ci vuole l'equilibrio.
che se non siamo equilibrati poi si finisce ad essere poco credibili. Guardate il giornalismo sportivo, ci sono tre grandi giornali sportivi in Italia, ce n'è uno del nord-ovest che ogni giorno esce un titolo d'effetto su una nota società di calcio che ha la maglia strisce bianche e nere. Se leggete quel giornale lì, su 365 giorni, 300 giorni esce con un titolo ad effetto su un giocatore che compra la Juventus. Quindi dovrebbe comprare 300 giocatori. Sapete per tradizione che quel giornale lì non è un giornale che fa opinione, cioè è un giornale magari specializzato di settore su quella società, però sapete che i nomi che fa li va raccolti perché magari vanno al campo a vedere gli allenamenti e qualcuno dice ma mi piacerebbe vedere quel giocatore nella Juventus e loro lo mettono nel titolo. Prego. Intanto questo deriva proprio dai giornali, perché i giornali sappiamo che in base alla notizia che hanno poi vendono, e quindi chiaramente se oggi esci con una civetta che ti dice, faccio un esempio, tizio candidato sindaco, è chiaro che stimola il lettore ad andare a comprare quel giornale. La locandina, quella lì. Però lo stesso è chiaro che è anche una credibilità del giornalista, perché se dà un'anticipazione e poi si rivela essere vera, è chiaro che chi ascolta sa che quel giornalista fa anche opinione. Perché poi nel giornalismo c'è anche un altro aspetto, che oltre a dare le notizie è importante anche se un giornalista riesce a fare opinione. Quindi se è un giornalista che fa opinione, fondamentalmente è come... se tu sei un negoziante e tutti sanno che la roba che vendi tu allo stesso prezzo è roba buona, lo dice uno, lo dicono due e poi dopo vengono tutti da te. Quindi se tu inizi a dare delle notizie, è chiaro che poi non solo vengono a cercare, a quel punto non viene a cercare te solo il cliente, ma vengono a cercare te anche le grandi marche, perché sanno che tu le sai vendere. Quindi a quel punto, tornando a quella che era la ricerca delle notizie, ti si semplifica il lavoro, perché le notizie a quel punto non le vai quasi più a cercare, ma vengono loro da te. Quindi quello è un aspetto molto importante. Quindi, dicevo, ci vuole però un certo equilibrio. Quindi dobbiamo, a volte vi dico, è anche un po' un gioco di equilibrismo, perché magari arrivato a un punto in cui dite ho la notizia, ma non sono sicurissimo, rischio. Oppure dico, vabbè, rischio di che ci arrivi neanche qualcun altro, però lì è importante che voi sappiate quando la utilizzate. Allora, andiamo alla prossima slide. Eccola qua. Qui è importante perché che tipo di giornalista? L'offerta diffusa ai vari mezzi di informazione deve far scegliere bene il settore per il quale si è più portato. Bisogna essere consapevoli che non sempre si può essere poliedrici. Dunque bisogna essere apocalittici, cioè ricordate sempre, quando si inizia è bene cercare di muoversi su tanti settori, perché più impariamo a scrivere, più poi dimostriamo che abbiamo capacità di fare questo lavoro. Però poi a un certo punto, se avete la fortuna di trovare un giornale, di trovare una rivista, una televisione che punta su di voi, dovete anche sapere quali sono i vostri punti di forza. Per esempio, un mio carissimo amico, con cui io lo considero un po' un mio maestro, anche se ha pochi anni più di me, lui per esempio collaborava al Tirreno a Grosseto, era un bravissimo giornalista che sapeva scrivere di tutto, però lui aveva una grande passione, che era il mondo dei motori, del rally. Arrivato a un certo momento, vedendo che non riusciva ad avere un contratto stabile con il giornale, per quanto secondo me a Grosseto in quel caso abbiamo perso un gran bel giornalista, lui ha avuto un'offerta da una rivista specializzata,
Oggi è il caporedattore di Autosprint, quindi è il numero 2 praticamente di Autosprint, che è una rivista specializzata. In quel caso lui sapeva bene che poteva a livello locale giocarsi questa chance per poter entrare magari in un giornale locale, sarebbe stato un giornalista locale. Però su quell'altro tema, quindi su quel settore, poteva giocarsi la chance di essere uno dei primi 5 giornalisti nazionali. A un certo punto se l'è giocato. Questo è un qualcosa che a un certo punto bisogna rendersene conto. Io per esempio vi dico che il fatto del giornalismo sportivo ha un certo, diciamo come un po' tutti ci avviciniamo quindi al giornalismo. Chiaramente nel caso mio è stato più semplice, una ventina di anni fa era più semplice entrare in giornale, era più semplice che ti facessero scrivere qualcosa di sport. Più o meno oggi tutti i giornalisti che vedete a Grosseto e che non ce li fate nemmeno con lo sport, hanno scritto qualcosa di sport se andate a vedere alle origini. Perché praticamente si entrava in quel modo. La mia scelta poi, cioè la mia scelta, il percorso poi è stato semplice perché quando nel caso della mia televisione a un certo punto ha iniziato a crescere, il settore sportivo portava tanti sponsor, c'è stato bisogno di una scelta. Mi hanno detto, tu sei quello che lo sport lo fa meglio, ti puoi occupare di farci crescere nel settore sportivo. Perché? Perché eravamo arrivati a un momento in cui bisognava crescere con la redazione sportiva. E quindi mi sono dedicato per un certo periodo in particolar modo allo sport, dove poi sono nato, cresciuto comunque giornalisticamente, anche se poi mi occupo di tante altre cose. Questo quindi è un qualcosa che quando vi avvicinate a questo settore dovete sempre tenere presente. E questa è l'altra domanda. Il giornalista si nasce o si diventa? Io dico sempre, come ho scritto, giornalisti si nasce ma poi si diventa, non basta la curiosità e la voglia di svolgere la professione, ci vogliono lavoro sul campo e preparazione. Chi legge o ti ascolta vuole trovarsi sempre di fronte a persone che non lasciano nulla al caso. Nel DNA il giornalismo ci può essere, ma la competenza si deve costruire. Allora, non pensiate che se non avete nel DNA la curiosità, la voglia di diventare giornalisti, andate in una scuola di giornalismo e diventate giornalisti. Purtroppo io ho tanti colleghi che fanno le scuole di giornalismo, vanno a fare l'esame da giornalisti professionisti e purtroppo non lavorano. Perché? Perché esci preparato benissimo sul piano teorico, ma non hai mai fatto lavoro sul campo. Allo stesso tempo, se uno non ha voglia di prepararsi, di studiare, se è bravo anche sul campo, poi non riesce a tradurre il giornalismo e quindi non riesce a esprimere quello che vuole indicare, ma non riesce poi neppure a dare quella completezza che serve a questa professione. Voi magari che mi ascoltate, giustamente come ha fatto prima Silvia, mi ha fatto una domanda, voi pretendete giustamente che io sappia rispondere. Così è il lettore, così è l'ascoltatore. Tanto più oggi, dove il giornalismo è fatto di comunicazione con il lettore. Cioè oggi ormai lo vedete, vi faccio esempio il giornalismo sportivo. Il giornalismo sportivo spesso è un luogo in cui si sperimentano le nuove tecnologie. Non è un caso che per esempio il mondo di internet nel giornalismo si sia sviluppato prima sul fronte sportivo e poi è arrivato anche l'aspetto politico. Cioè l'esplosione di internet sulla politica quando si è avuta? Si è avuta fondamentalmente con l'elezione di Obama, ma nello sport internet era partito almeno 5-6 anni prima. E quindi eravamo già con riviste online già che avevano un certo peso. Ecco, oggi lì che cosa abbiamo? Abbiamo una interrelazione sempre con chi ci legge, perché ti fanno domande, vogliono risposte. Ecco, quello dimostra ancora di più come chi ti fa la domanda vuole che tu dia una risposta, ma non una risposta campanaria, vuole la risposta solitamente articolata. E quindi pretende che tu abbia le conoscenze
per dare quella risposta deve essere anche convincente. A me, per esempio, questo capita spesso. Io, per esempio, anche nelle trasmissioni, chi magari le ha seguite, io già dal 2000 avevo inserito all'interno email che arrivavano in diretta, SMS che arrivavano in diretta, sono stato tra i primi a inserire Facebook. Perché? Perché per me era anche uno stimolo in più, perché mi costringeva ad essere preparato, perché se uno durante una diretta, mentre parli di un argomento, ti fa una domanda, devi essere in grado di rispondere. Perché altrimenti, altrimenti possiamo parlare tranquillamente davanti a una parete e sappiamo che parliamo, ma non sappiamo se quello che sta dicendo arriva realmente a chi ti sta ascoltando. E qui arriviamo a un aspetto importantissimo su cui, secondo me, i giornalisti devono riflettere: la deontologia. La deontologia chiaramente va oltre quella che è la legge che tutti conosciamo, le norme, cioè sono le norme di comportamento all'interno della nostra professione. Quindi un giornalista deve, quindi la deontologia al contempo non fa scadere la professione, da qui nascono le regole di un buon giornalismo. La correttezza viene prima di tutto. Un esempio, quando facciamo il nostro lavoro, chiaramente ci sono delle leggi che noi dobbiamo rispettare, che sono le leggi dello Stato, ma ci sono anche delle leggi che sono delle leggi che ci impongono delle norme di comportamento per noi giornalisti. Noi dobbiamo, e quindi abbiamo un ordine professionale, come lo hanno gli avvocati, come lo hanno altre professioni, e poi ci possono sanzionare, quindi sanzionare all'interno della nostra professione. Allora, ci sono dei comportamenti che possono essere deontologicamente corretti, quindi che per la nostra professione possono andare bene, ma sono deontologicamente scorretti, e quindi, scusate, non deontologicamente, sono, comportano però reati. Allora vi faccio un esempio: quando vi avvicinerete al giornalismo, tanti a me hanno sempre detto: ma se prendete una querela è altro che un vanto. Beh, io per esempio questa è una cosa che non ammetto. È vero che l'avvocato lo può insegnare, a volte chi si sente tirato in ballo al limite chiaramente anche di comportamenti che possono comportare reato, magari che cosa fa? Fa scriverlo all'avvocato, di cui chiede una rettifica, magari ci mette che altrimenti se no ci si rivolge alle sedi competenti. E solitamente questa può essere anche una pressione che non si traduce in una querela. Invece a volte se uno si sente tirato in causa da un comportamento diffamatorio, chiaramente querela. C'è anche chi lo fa perché gli piace querelare, esiste. Però io dico sempre, se prendi una querela, quantomeno interrogati perché l'hai presa. Cioè, ti sei davvero comportato bene o non ti sei comportato bene? Soprattutto se poi ti condannano pure, non puoi venire a raccontare che prendere la querela o avere una condanna diventa quasi una medaglia che ti metti sul petto, perché vuol dire che hai un comportamento che è contro la legge, ma se hai dato un'informazione diffamatoria e quindi hai leso comunque l'immagine di qualcuno, hai anche un comportamento deontologicamente scorretto. Infatti l'ordine dei giornalisti, per esempio, prevede di sanzionare quel comportamento. Cioè, una volta c'è una condanna per una querela per diffamazione, viene chiaramente sospeso oppure viene richiamato, oppure si può arrivare addirittura al fatto, nel caso in cui riguardi minori, addirittura alla radiazione dall'ordine, che per un giornalista vuol dire non lavorare più, cioè questo che sia chiaro. Quindi tanti sottovalutano, a me a volte dicono: no, non puoi fare quel pezzo, e pare che vada all'ordine ti richiami. Sì, ma io lavoro perché sono iscritto a un ordine. Non è che per me è una cosa bella, è come se voi andate a scuola e prendete la nota sul registro. Cioè, secondo me non è una cosa molto bella. Però ci sono, e qui vi faccio un esempio, dei comportamenti che invece sono deontologicamente corretti, seppur possono portare a una condanna penale. Vi faccio un esempio. Noi giornalisti abbiamo un segreto professionale, che non è il segreto professionale non vuol dire non dare la notizia, il nostro lavoro è dare la notizia, è quello di tutelare la fonte,
Quindi noi abbiamo segreto i giornalisti professionisti. Ora lo stanno estendendo in via giudiziaria anche attraverso delle sentenze a Cassazione anche ai pubblicisti, però ufficialmente è previsto solo per i professionisti. Praticamente io ottengo da una fonte, quindi da una persona, una notizia, mi danno magari anche dei documenti, e su una notizia particolarmente importante. Cosa può accadere? Può accadere che chiaramente questa notizia magari crea un terremoto giudiziario, e può accadere che qualcuno voglia sapere chi me l'ha data la notizia. Beh, io ho l'obbligo di non diffondere il nome di chi mi ha dato l'informazione. C'è un unico caso in cui, e qui c'è un contrasto, deontologicamente la legge che regola la mia professione dice che io non lo devo mai dare questa notizia, quindi chi è che mi ha passato la notizia io non la devo mai dare. Ovviamente deontologicamente vuol dire che devo averla verificata che sia una notizia corretta e attendibile. Solo una persona me lo può chiedere, per la legge però dello Stato, non per la legge che regola la mia professione, è un giudice, non un pubblico ministero, un giudice durante un processo, nel caso in cui il fatto di sapere chi è che mi ha dato la notizia diventa fondamentale per decidere quella causa. Allora, in quel caso il magistrato mi può chiedere, così mi sembra, no? Un avvocato, sì. Devo dare il nome. Ora che succede? Lì arriva la famosa questione di coscienza di un giornalista. Che cosa faccio? Vado contro la legge che regola la mia professione, cioè do il nome, oppure rispetto alla legge dello Stato? Ci sono casi, anche in Italia, uno dei pochi casi, prima il caso Sallusti, in cui c'è stato addirittura in quel caso un arresto in carcere del giornalista, perché lui si è rifiutato di dare la fonte della notizia, cioè ha preferito andare in carcere prima che diffondere chi era la fonte della notizia. Questo perché? Perché in certi casi si ritiene che se io poi do la fonte della notizia, nessuno verrà più a darmi notizie in segreto, perché sa che poi se il giudice mi ordina io farò il nome, quindi di fatto è come se non deontologicamente non l'avessi tutelato. Però cioè, lì siamo a dover decidere anche la nostra vita, cioè accetto il carcere perché è previsto il carcere, oppure do la fonte. Ecco, nel caso in cui uno accetti di andare in carcere per quella caso lì, non è prevista una sanzione deontologica, perché comunque deontologicamente si è comportato in maniera corretta. Questo è uno degli aspetti per cui dico, vedete, la deontologia sotto molti criteri può anche andare contro quella che può essere la norma dello Stato, e lì si è da soli in una stanza a dover decidere. Quindi questo è un aspetto molto importante. Solitamente, insomma, i casi ci sono, sia che viene data il nome, oppure che uno, ci sono stati dei casi anche clamorosi in cui il nome. Sì. Ma dal punto di vista, diciamo, giuridico, le intercettazioni come sono viste? Cioè sono ammesse o non sono ammesse? Quello è un altro aspetto su cui deontologicamente si discute molto, perché la legge sarebbe chiara, cioè l'intercettazione dovrebbe essere diffusa solamente al completamento cioè alla chiusura, almeno nel caso delle indagini preliminari. Però che succede? Succede che poi queste vengono diffuse. Quando un giornalista le ha, e sono anche intercettazioni importanti a livello della notizia, che cosa fate? Si danno o non si danno? Lì io devo dire una cosa, che teoricamente sì. Allora, il problema è che spesso, se si hanno in mano delle intercettazioni che fanno dei magistrati, io mi domando chi è che li diffonde, perché gli avvocati li ottengono dopo un po' di tempo, e allora se ce l'ha prima un giornalista, chi gliel'ha data? E guardate caso che poi quando vengono diffuse, difficilmente io vedo cause fatte contro giornalisti perché pubblicano le intercettazioni. Non essendoci buona causa, sì, ci può essere un richiamo a livello deontologico, gli ordini a volte richiamano su queste cose,
perché chi magari è entrato in causa comunque lo segnala all'ordine, l'ordine gli dà una sanzione, però non è che poi si vada oltre a un richiamo, è difficile che si vada su una sospensione o si vada su una radiazione, però lì secondo me bisognerebbe interrogarci un po' di più su come funzionano le regole dello Stato, perché io da un lato dico, se poi si sta seguendo un'inchiesta importante, faccio un esempio, calcio scommesse, riesco a ottenere delle informazioni fondamentali per far capire la materia, alla fine da un lato capisco anche che se uno ha in mano il materiale poi lo pubblica, perché comunque è importante, cioè uno che segue, faccio un esempio, la politica. Io ho un concetto molto americano del giornalismo, cioè il giornalista, purtroppo in Italia c'è una commissione, no, tra il giornalismo e la politica, basti pensare ai giornalisti partito che sono esistiti. Io invece ho un concetto più americano, cioè nel senso che il giornalista deve essere sempre terzo rispetto alle varie parti, cioè il giornalista è credibile se non fa campagna elettorale, perché non facendo campagna elettorale chiaramente diventa credibile per quanto riguarda quello che scrive, perché sa che se oggi critica il politico X ed elogia il politico Y lo fa perché ha verificato che effettivamente c'è una sostanza, però allo stesso tempo deve anche informare, cioè se tu hai un'intercettazione in cui dicono che il ministro X sta facendo un accordo con un capo mafia, qual è il tuo ruolo? È quello di informare i cittadini che è governato da uno che fa accordi con un capo mafia, faccio un esempio, oppure è quello di tacere perché la legge ti con mille cavilli protegge quella persona lì? Questo è un esempio anche di coscienza. Io sono sincero, se l'avessi la pubblicherei, perché per me è più importante che i cittadini sappiano con chi hanno a che fare, perché poi c'è un'intercettazione, ci può essere un filmato, ci può essere mille cose, però bisogna anche vedere se uno non dice no, io voglio fare precisa legge. E potrebbe non essere, se siamo ancora dentro i tempi della fase di indagine, può rischiare, capito? Cioè questo, a volte purtroppo questa professione ti mette di fronte a questo caso. Infatti vi volevo far vedere questo esempio qui, il giornalista deve sempre qualificarsi, questo è un caso importante. Correttezza vuole che si qualifichi sempre, ci sono due casi in cui può non farlo, quando non ci sono altri modi per ottenere la notizia o quando è a rischio la sua vita. Una delle più belle inchieste degli ultimi anni, se qualcuno la ricorda, è quello che fece il giornalista Gatti dell'Espresso sul 6-7 anni fa, su lui si simulò, cioè simulò di essere un immigrato, andò in Libia, salì su un barcone e si fece a rischio anche la sua vita. Si fece tutta la traversata sui barconi con gli immigrati fino a Lampedusa, dove entrò nel centro di accoglienza con passaporto falso, parla bene l'arabo evidentemente o comunque quelle lingue, e lì ci fu una discussione. Io proprio in quel periodo stavo preparando l'esame da professionista e un altro grande giornalista d'inchiesta che è Purgatori, che è stato l'avvocato, se lo ricordo, insomma è stato uno dei più grossi studiosi del caso Ustica, quello dell'aereo che era caduto in mare, e lì ci fu, su questo tema, ci fu proprio un grande dibattito, cioè il giornalista si deve qualificare oppure no? Purgatori, che pure insomma era uno che aveva cercato, aveva ispirato anche un film che si è chiamato Il muro di gomma, perché oltre un certo punto non è riuscito poi ad andare in questa inchiesta. Quindi insomma era uno che era arrivato anche tanto avanti, quindi aveva rischiato anche tanto di violare quelle leggi che dicevi. E su questo tema lui era di attualità di quei giorni, lui era contrario a quello che aveva fatto Fabio Gatti. Perché? Dice, comunque tu sei un giornalista e come giornalista devi agire.
Cioè si deve sapere che tu sei un giornalista e che quello che ti viene detto può essere pubblicato, quello che tu trovi può essere pubblicato. Mario Gatti chiaramente non l'aveva detto che era un giornalista quando è andato in Libia e si è imbarcato sul barcone. Immaginate cosa poteva succedere. Ecco, lì c'era non solo il rischio della sua vita, ma se lui non avesse travisato la sua identità, non avrebbe neppure ottenuto la notizia. C'è stata discussione, l'ordine dei giornalisti ha dato ragione a Fabio Gatti, perché c'erano entrambi questi criteri. Fabio Gatti fondamentalmente ha commesso un reato, perché lui quando è arrivato a Lampedusa, di fronte alla polizia italiana, ha fatto vedere un passaporto falso, dicendo che veniva dal Sudan o da altre parti. Quindi lui ha commesso un reato, però se non commetteva quel reato non poteva avere la notizia, non si potevano capire tutta una serie di cose. Quindi vedete che anche ancora una volta c'è un problema di comunicazione tra quelle che sono le leggi dello Stato e le leggi che regolano il giornalismo. Queste, prima di andare sulle regole del giornalismo, un attimino ritornavo, ecco, in questo caso per tradurvi tutto questo anche che vi ho detto finora nel giornalismo sportivo. È chiaro che accertamento delle fonti, il fatto dell'attendibilità della fonte, quando noi parliamo di giornalismo di inchiesta, vedete che tutte le attendibilità, i comportamenti sono sicuramente molto più verificati, molto più importanti di quello che può essere il giornalismo sportivo. Nel giornalismo sportivo, come vi ho fatto un esempio prima, quanto si lavora sulle voci. Se voi vedete un giornale, dice ma pare che il condizionale, ti dicono sempre non usare. Il giornalismo sportivo è fatto tutto di condizionale, è fatto tutto dall'andare a seguire quello che accade attraverso le voci. Il giornalismo sportivo a volte è fatto anche di compromessi, purtroppo, perché vediamo a livello, io insomma, ormai ho contatto con tanti giornalisti nazionali, so per esempio se parlo con il giornalista X da chi ha ottenuto le fonti, perché so quali sono i procuratori per dire del calciomercato a cui lui si rivolge e quindi spinge sempre i giocatori di quel procuratore anziché di un altro. Ecco, tutte queste regole purtroppo nel giornalismo sportivo spesso vengono violate. Ma perché vengono violate? Perché non ci sono poi i rischi che dicevamo prima. Cioè con il giornalismo sportivo, se io vado a scrivere che il Grosseto sta trattando, facciamo, siamo sulla notizia di ora, Reginaldo anziché quindi Reginaldo del Siena anziché Ricchiuti del Catania, ma nessuno mi viene a querelare perché ho scritto che il Grosseto tratta Reginaldo anziché. Magari sono voci che arrivano, magari nel giornalismo sportivo si mettono tanti nomi, magari cioè, tante trattative ci sono e poi tante non vanno in porto. Quindi è chiaro che è molto più leggero come argomento. Ci sono altre regole, che sono quelle più deontologiche. Vi faccio un esempio. Chi si troverà magari a scrivere un pezzo, non voglio prendere il Grosseto perché siamo già a livelli per cui ne parla anche la stampa nazionale, quindi magari il giornalista locale nei suoi comportamenti può anche non essere seguito ai livelli in cui gioca il Grosseto, perché comunque c'è un interesse che è molto più esteso. Però vi faccio un esempio su, andiamo a seguire il Gavorrano. Gavorrano, siamo nel calcio professionistico, quindi chi gioca a pallone lo fa per lavoro. Siamo in un ambiente ancora in cui si segue molto quello che scrive la stampa locale. Cioè per il Grosseto quello che scrive la stampa locale può essere una notizia per la stampa nazionale che la riprende e ci lavora sopra. Quindi diventiamo noi fonti per la stampa nazionale. Per il Gavorrano ancora la stampa locale è una stampa diretta. Ecco, per esempio, deontologicamente, uno degli errori che ho visto più fare ragazzi, specie giovani, è quello di
magari avere rapporti molto stretti con i giocatori. Cioè un giocatore ti regala la maglietta, un giocatore ti saluta e se gioca male gli do 6 o 7. Magari quello mi sta antipatico e gli do 4 tutte le volte. Non è che non gli devi dare 6 o 7 nelle pagelle perché quando se lo merita, però devi valutare attraverso anche una coscienza giusta, cioè in una situazione di terzietà, perché quelli sono ragazzi che lo fanno di lavoro. Se tu prendi un giovane, magari di 20 anni, perché l'hai incrociato in discoteca una sera e non ti ha salutato, non gli puoi dare 4, 4 e mezzo tutte le volte, perché poi tanti, tanti altri club vedono come tu lo giudichi e magari dicono, questo è uno che non ha testa, questo è uno che gioca male, e quindi voi gli rovinate la carriera, quindi avete una responsabilità. Ecco, queste sono situazioni che secondo me un giornalista deve valutare, anche se, ripeto, siamo in situazioni in cui sono argomenti più leggeri, sono argomenti in cui si rischia meno. Questo secondo me è un aspetto molto 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 importante. Così come insomma, non si deve parteggiare per un giocatore perché magari è amico nostro e si vuole far arrivare chissà a quali livelli, perché poi fate anche una figuraccia a voi che scrivete, insomma, questo è un aspetto che non va mai dimenticato. Purtroppo va, questo bisogna dirlo, è anche un tipo di giornalismo che, se io ho parlato di giornalismo d'inchiesta, dove magari ci si confronta tra giornalisti molto preparati, nel giornalismo sportivo spesso ci si confronta anche con giornalisti alle prime armi che devono imparare e vanno indirizzati, perché se non vengono guidati bene possono fargli gli errori, e facendo gli errori poi danneggiano un po' tutti. Quindi è importante allora riavere l'equilibrio e il buon senso quando si inizia. Io per esempio a uno dei miei collaboratori del sito, nel primo giorno che l'ho accreditato, 4-5 anni fa, mi si presentò a tribuna stampa con la sciarpa di Grosseto. Io l'ho presa da una parte, si guarda, io sono tipo di Grosseto, quanto ti. Però la prossima volta, se intanto nascondi la sciarpa, la prossima volta che vieni con la sciarpa io smetto di accreditarti. Dice, ma perché? Perché? Gli ho detto, perché? Qui te non paghi il biglietto, sei accreditato. E qui c'è una forma di rispetto anche per i nostri colleghi che vengono da fuori, a cui può dar fastidio che tu abbia la sciarpa. Quindi, siccome noi facciamo un lavoro in cui dobbiamo essere equidistanti, e quando tu scrivi, devi scrivere nella maniera corretta, non può avere una sciarpa al collo. Perché tutto quello che scrivi con una sciarpa al collo può essere strumentalizzato. Da quel giorno non si è più messa. Ecco, per esempio, io sono sincero, una volta andai, fui invitato dal Siena, che era all'epoca in B, noi eravamo ancora in Serie D, a vedere una partita, sono stati appena promossi dopo tanti anni. Ecco, la cosa che mi dà più fastidio c'era il giornalista di una radio locale con la maglia del Siena che andava a intervistare l'allenatore avversario. E gli disse, ma scusa, ma con quale credibilità questo si rivolge a te? Cioè, sa che tu non sei credibile. Anzi, con quale credibilità tu ti rivolgi a lui? Cioè, sa che se tu fai una critica la fai perché sei guardia. Ecco, vedete, sono, nel giornalismo sportivo ci sono dei comportamenti, degli atteggiamenti che comunque poi, se li traducete in grande, vi danno una più o meno alta dignità. E questo è quindi un altro esempio molto importante. Ovviamente, non so se conoscete queste regole, sono le regole del giornalismo, ve le voglio spiegare perché. Perché comunque domani ognuno di voi può realizzare il suo sito internet, anche se non siete magari ancora iscritti all'ordine, così, però fate il vostro giornalismo. Allora, ricordatevi sempre quelle che sono le regole di un buon giornalismo, cioè la regola delle 5 W, quindi credo che chiunque la conosca perché ve la insegnano anche a scuola, in genere quando si parla di giornalismo, cioè chi, cosa, quando, dove, perché ovviamente viene dall'inglese, e poi ci si aggiunge anche un H che è how, come, perché questo è per dare una completezza al giornalismo, scusate, all'articolo che voi fate. Però magari si conosce meno la regola delle 5S, che sono i famosi 5 argomenti che piacciono di più alla gente. L'altro giorno uno mi disse,
disse: Madonna, dice, ho guardato il TG di La Sette, io lo seguo al bel TG, ma dice, parlano solo di sangue. E dico, purtroppo queste sono le 5 regole sulle cose che interessano. Sesso, purtroppo l'abbiamo visto anche per quanto riguarda il mondo della politica, no? Quando è che ne stiamo parlando? Uno dice, non se ne può più, però tanto va sempre a cercare quelle notizie lì. Soldi, d'altra parte la finanza tira, no? Vediamo che oggi quanto influenza la politica. Sangue, pensate, ieri è successo purtroppo quel grave fatto negli Stati Uniti, cioè, questo riempie le pagine dei giornali negli Stati Uniti, ma anche a livello internazionale. Lo spettacolo, perché comunque, cioè, se George Clooney viene a Grosseto, penso che i nostri giornali ne parlino, no? E poi lo sport, perché è comunque uno degli argomenti che tirano. Questo questa è una regola che poi è venuta fuori chiaramente dal momento in cui il giornalismo è diventato giornalismo commerciale. Quindi sì, è stata codificata a livello di editori, giornalisti, direttori, perché a un certo punto, cambiando il giornalismo, è chiaro che il giornalismo, un conto era il giornalismo che facevamo magari all'inizio del mondo dei media in Italia, dove comunque era un paese ad alta analfabetizzazione e quindi dove gli argomenti che venivano toccati erano argomenti altolocati, cioè di sport non se ne sarebbe mai parlato. Pensate, un giornale come Repubblica ha messo la pagina sportiva solamente una quindicina di anni fa, per quasi metà della sua vita non usciva il lunedì. Non usciva il lunedì in Repubblica, se qualcuno lo ricorda. Perché? Perché non si occupava di sport. La domenica facevano festa, perché magari la domenica di politica e così ce n'era meno. Ecco, a un certo punto si sono resi conto, ma che facciamo? Non vendiamo il lunedì, che è il giorno che vendiamo più copie? E quindi anche loro hanno capito che c'era anche una quinta S. Ma la politica entra sempre all'interno, è spettacolo, soldi, ma poi la politica, la politica, sì 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 sì, è per quello, infatti è S, non è W o parole, sì sì, no, la politica, diciamo chiaro, intanto la politica viene data per scontato che ci sia, e poi vedi che c'è comunque. No, perché diciamolo così, la politica comunque l'hanno tutti i giornali, cioè o qualsiasi telegiornale, cioè quella è un qualcosa che viene dato per scontata. Però queste sono regole che poi portano invece a qualcosa di più, è quello che ti dà di più per vendere. Perché tutti si può scrivere di politica, ma magari non ti fa vendere più copie. Queste sono le cose che fanno vendere più copie. Quindi, insomma, io ho cercato ora di darvi, poi se volete farmi qualche domanda, anche magari, visto che si parla anche qualche trucco del mestiere, se volete potete farmelo tranquillamente, quindi non so se avete qualche idea, qualche domanda, qualche spunto, non solo di sport, potete farmi di tutto, non ci sono problemi. C'è qualche domanda, qualche curiosità? Non so chi è che è appassionato di sport. Avete qualche domanda? Non credo non abbiate qualche domanda sul mondo dello sport. Va bene. Di qualsiasi. Non hai una domanda? No, ci sono, cioè, voglio dire, penso tutti, al di là del calciomercato, al di là di quello che può accadere, può avvenire, no? Su come uno si comporta di fronte a certi atteggiamenti, di fronte a certe notizie, prego. A livello deontologico, sì. Fino a dove si può spingere la ricerca della notizia? Mi spiego meglio. Non è rischio di seguire quella morbosità, ad esempio, sì. Grande, per fare un esempio. Sì. Lì a livello deontologico, allora, parti sempre da un
da un ragionamento che a livello deontologico è sempre un po' variabile, cioè nel senso che è molto anche personale dove ci vogliamo spingere. Io dico sempre, l'importante è non spingersi mai oltre il danneggiare qualcuno. Nel caso di Avetrana, secondo me siamo andati tanto oltre. Però purtroppo un giornalismo che... Anche l'aspetto di coscienza deontologico, però, se ci pensate, si trasforma, no? Cioè, nel senso, fino a qualche anno fa si sarebbe parlato di quell'evento con molto più rispetto verso comunque una persona che è scomparsa. Oggi il fatto che esiste quasi un grande fratello comunque, cioè, se ci pensiamo, faccio un ragionamento e così si capisce meglio. Oggi pensate ai social network, no? Di fatto sappiamo quasi tutto di tutti 24 ore su 24, chi sta su Facebook spesso, cioè sappiamo quando porta fuori il cane, se sta cambiando il figlio, se è al lavoro, perché così è un grande fratello che esiste sempre. Ecco, allora in questa logica qui purtroppo si sono abbattute anche tante barriere, per esempio anche quella per esempio del rispetto di fronte a, un evento tragico. Quindi oggi magari l'ordine per esempio è vietato a livello deontologico ormai di pubblicare per esempio le foto degli incidenti stradali del morto dentro l'auto, oppure di un ferito. Ecco, si sono cercate di stabilire delle regole, però sono regole che sono rimaste a livello più di immagine, non su tutto quello che va oltre. Quindi purtroppo, io per esempio anche su questo è uno spunto su cui ho riflettuto tanto. Qui però ritorna all'autocritica e alla critica, cioè nel senso che chiaramente io vi posso dire come la penso io, però non è una linea unitaria, se vogliamo. Io penso che, per esempio, se oggi, fino a che uno è vivo, c'è un grande rispetto della privacy, purtroppo la morte viene considerato un momento in cui tu perdi tutti, veramente tutti i diritti, compreso quello della privacy. Cioè, a quel morto non gli fai più vedere l'immagine, ma praticamente lo studi da tutte le angolazioni. Avetrana è stato un esempio, cioè Avetrana siamo andati tra morti e vivi, si sono intersecati, si è fatto diventare veramente uno show business, perché purtroppo c'è quella regola, e perché questo ti permette di seguire, vendere giornali, vendere interviste. Per cui a un certo punto, un po' come tutta la società, arriva il momento in cui l'economia entra dentro la professione. Per esempio, per darti una risposta su questa cosa qui, ti dico, ti faccio una domanda, così vedo, visto che sei anche molto attento a quello che accade. Fai caso i giornalisti, no? Seguono la diretta da Avetrana, oltre a quello che dici tu, che cosa succede subito dopo? Ci ha fatto caso la gran parte dei giornalisti che cosa fanno? Scrivono libri sull'evento. Allora capisci che da un lato c'è la volontà di informare, ma dall'altro c'è anche la volontà di guadagnare. Bravo. E allora dici, dove è la deontologia in quel caso? Cioè, è una deontologia di tipo economico o è una deontologia di tipo giornalistico? Capito? Questo è un altro aspetto che secondo me deve far riflettere. Ti dico questo perché qua sulla deontologia è difficile dare risposte oggi, perché la legge nostra è del 1963, quindi capite che era un altro giornalismo, come era un altro ordine. Cioè, pensate voi che io ho firmato per farvi capire, per l'emittenza locale, Rappresentanza Toscana, l'ultimo contratto nazionale. L'emittenza locale ha un contratto nazionale dal 2000,
degli intenti locali esistono dal 75 per i giornalisti, dico. Cioè dal 75 al 2000 non sapevi che contratto fare ai giornalisti, fondamentalmente era, non esistevano giornalisti, cioè giornalisti dell'evidenza locale non potevano iscriversi all'ordine come professionisti perché non avevano contratto. Quindi vedete che se è per la vita professionale di una persona anche a livello deontologico abbiamo difficoltà a vedere delle modifiche. Le modifiche ci sono state, le uniche modifiche che ci sono state vere è stata la carta di Treviso che riguarda i minori, perché si è prestata attenzione, che è stata firmata se non sbaglio nel 95, e lì sono stati stabiliti proprio dei criteri molto rigidi. Infatti oggi ve lo dico, un giornalista se rischia la radiazione la rischia solamente se viola la carta di Treviso, quindi sui minori. Filtri, tanto per fare un esempio, fu radiato perché pubblicò le foto dei pedofili, perché rientrano nella carta di Treviso. Perché è vietato? Perché pubblicare la foto di un pedofilo, secondo la carta di Treviso, va a danno anche del minore. Cioè perché si può ricondurre qua chi sono i minori coinvolti. Ecco, per esempio, deontologicamente, anche quello è un oggetto di grande discussione, perché come lei ci ha chiesto perché, tanti giornalisti dicono, ma perché io un pedofilo me lo devo sbattere in prima pagina e far vedere a tutti che se io cammino per il corso di Grosseto e quella persona è un pedofilo, tutti possano sapere che un pedofilo è un pericolo. Ecco, per esempio, la carta di Treviso riconduce invece il pedofilo alla tutela del minore. Vedi? È una carta molto rigida, eppure anche quella fa discutere. Quindi deontologicamente è difficile capire quando realmente vai oltre, perché purtroppo poi dietro hai un editore che giustamente vuole anche ottenere un certo profitto. Poi accanto all'editore ci sei anche un giornalista che magari vede un'altra forma di profitto, e quindi succede che poi alla fine secondo me il limite deontologico viene spesso oltrepassato. Io vi ho fatto esempi su alcuni limiti, anch'io non sono così d'accordo, no? Però quantomeno devono essere come considerati una linea di media. Io lo domando. Sì. Cioè posso andare oltre, questo non rispetto al tipico italiano o cioè giornalisti. No, no. Allora, su certe forme è tipico italiano. È tipico italiano una cosa, che l'ordine dei giornalisti, così come esiste in Italia, se non sbaglio esiste solamente in Argentina che è stato mutuato, una cosa simile, e in Turchia. In tutto il resto del mondo il giornalismo è libero. Cioè il tesserino di giornalista te lo dà chi ti fa lavorare, cioè l'editore, oppure te lo dà... come in Olanda per esempio l'associazione della stampa che è il sindacato dei giornalisti una volta in cui uno si iscrive. Quindi diciamo che lì è diversa, cioè la legge solitamente è la legge dello Stato che regola anche poi volendo la deontologia. Per esempio negli Stati Uniti sono rigidissimi, cioè se un giornalista va oltre, cioè lì non è che hanno problemi, l'arrestano. Cioè rispetto a noi hanno una maggior garanzia, per esempio è molto più ristretto il limite della diffamazione. Quindi ci sono paesi, io mi ricordo sempre, guardate, vi faccio un esempio, in Inghilterra 1992 l'Inghilterra esce dagli europei di calcio perdendo una partita assurda. Il giorno dopo il Daily Mirror, quindi nemmeno un giornale, mette la foto dell'allora commissario tecnico della nazionale inglese, Graham, titolo, foto gigantesca, He is an idiot. Cioè, se lo fa in Italia, penso, no, avvocato che ci verrebbe. Lì, invece, per esempio, c'è una più ampia libertà, cioè c'è una più ampia tolleranza, però sono più rigidi sui limiti. Quindi vi faccio un esempio. In Italia, altro comportamento deontologico, è deontologicamente corretto secondo voi
faccio un esempio, che noti giornalisti che vediamo sulla televisione siano stati parlamentari, che poi una volta finita la loro attività politica tornino a condurre trasmissioni? Secondo me no. Cioè il giornalista, il giorno in cui smette, vuole fare il giornalista, anche se la legge dello Stato ve lo permette. Cioè se io decidessi domani di andare a fare il parlamentare, il mio editore tra 5 anni deve riassumere. Negli Stati Uniti una giornalista del New York Times è stata licenziata in tronco solo per aver sfilato in mezzo a 50.000 persone di una, mi sembra, sfilata contro le pellicce o qualcosa del genere. Perché? Secondo le regole del giornalismo negli Stati Uniti, tu hai il tuo giornale e devi essere autorevole per dire che se è sbagliato avere le pellicce, il lettore possa capire che comunque tu sei un'indicazione e sei comunque una fonte autorevole, che però si ti inserisce in un dibattito. Ma il giorno in cui tu scendi in piazza, prendi una posizione che è una posizione personale, non più di giornalista, quindi può essere licenziato. In Italia non sarebbe ammissibile. Quindi vedi che da noi ci sono delle regole che sono tipiche proprio del nostro giornalismo. Però per esempio negli altri paesi sono più tolleranti su certe cose e molto più rigidi su altre. Quindi per esempio il conflitto di interessi negli Stati Uniti è un qualcosa che è molto sentito. Quindi se tu sei un giornalista e scendi in politica, il giornalista non lo fa più, diciamo chiaro. In Italia vedete siamo un po' sempre nella commistione, si dice che poi si fanno delle norme, a volte anche nel giornalismo poi siamo qui a non rispettarle, quindi vedete che effettivamente questo aspetto c'è. Dimmi. Buongiorno, ieri mattina, un giornale locale, Tirreno, è uscito con una notizia in prima pagina sulla civetta abbastanza discutibile. Sì. Succede un matrimonio gay è stato celebrato, insomma, da una coppia. Sì. A New York. La mia domanda, a parte da questo, è quanto è importante stabilire qual è appunto la vera rilevanza che può avere una notizia, e se a volte certe notizie non siano gettate soltanto per, non so, gettare uno scandalo per favorire davvero un dibattito, una discussione. Ecco, questa è una domanda molto interessante, perché la domanda che ho, cioè, da una discussione abbiamo avuto noi in redazione ieri, perché io sono sincero, quando ho visto quella locandina sono rimasto un po' così, cioè dico, ma quanto è rilevante a livello locale dare quella notizia con quell'evidenza? Ci possono essere varie risposte. È importante perché è un dibattito di attualità e c'è un grossetano che è uscito allo scoperto in un tema politico di rilievo e ha deciso di andare a New York. Due, lo faccio perché architetto grossetano, la morbosità del lettore, si ritorna al discorso della deontologia di prima, va, spinge a comprare il giornale per vedere chi è. Quindi questo potrebbe essere un secondo aspetto. Qui molto spesso dipende proprio da che importanza dai alla notizia. Allora, io ti faccio un esempio. Secondo me quella è una notizia che ha meritato la paginata che mi hanno fatto, perché comunque in un dibattito politico come quello di oggi si discute molto anche su questi temi, che sono temi, sono delicati se ci pensate, no? Sono i famosi dati sensibili che prevede la legge sulla privacy. Però a quel punto la domanda è, a livello, se meritava quello spazio, quindi per approfondire questo tema, per far capire anche, perché attenzione bene, cioè c'è tanta gente che vive quello che può essere vissuto da tanti come un disagio, cioè pensate, voglio dire, guardiamola a livello politico, no? Vendola lo ha detto chiaramente che lui vorrebbe sposare il suo compagno. Quindi vuol dire che è una notizia di cui si batte anche a livello politico. Ecco, e quindi tante persone quel fatto lo possono vivere come un disagio. Ecco,
quella notizia può essere un esempio che stimola questo dibattito, che ti fa capire che oggi comunque puoi andare all'estero. Se non mi sbaglio, avvocato, c'è stata anche una sentenza di recente per cui dice che se tu ti sposi all'estero e quindi all'estero viene riconosciuto il tuo diritto, gli stessi diritti, se non sbaglio, no, com'è? Ossia, non c'è. Ecco, non c'è, ecco, allora io in questo è un po' informato che vedete, chiedo. Ecco, comunque era stato richiesto comunque che fossero riconosciuti, bravo, i diritti acquisiti all'estero, mentre in Italia non vengono poi riconosciuti. Mi sembra che però nell'articolo di ieri si dicesse che comunque si vuole di nuovo cercare di perseguire questo riconoscimento del matrimonio all'estero rispetto all'Italia. Quindi vedete che è un dibattito, è un tema caldo di cui si discute, quindi secondo me la notizia c'era. Ora, che ci apre magari la locandina locale, beh, questo dipende da come tu valuti la notizia. Evidentemente io conosco il caposervizio del Tirreno, è un caposervizio che per esempio dà molta... poi credo lo avete avuto Guido Fiorini qui. Lui per esempio a questi temi dà molta attenzione, molta più forse a volte, essendo un caposervizio che gira molto quindi per altre realtà e quindi magari può essere un po' meno attento a quello che è una notizia proprio locale, ma magari la notizia locale che può avere anche una portata regionale o nazionale gli dà più eco, quindi si dibatte su queste cose qui, però come vedi se tu la studi a 360 gradi trovi dei motivi per cui è giusto farlo e dei motivi per cui magari, vi dico io come avrei fatto, io avrei fatto la paginata in quel modo, l'hai premessa però non come taglio principale della civetta, l'avrei messa comunque dentro la civetta perché secondo me c'è la notizia, ma non in quel modo, perché in quel modo chi ti vede può anche essere indotto, se non era la tua intenzione, perché poteva essere anche la sua intenzione, potresti tu dire va, l'hanno fatto perché vogliono andare a far vedere alla gente, fagli comprare il giornale per leggere chi era quella persona, capito? Però lo puoi, può essere una cosa che tu non l'hai pensata, può essere anche una cosa che l'hanno pensata e l'hanno fatta per una ragione commerciale. Se non ci sono domande lascio spazio all'avvocato. Prego. L'altra faccia della medaglia di Sara Scarsi, cioè non lo capisco, e magari i giornalisti possono anche pressare per fare la notizia, però ho tolto la precisione che il giornalista trova dentro la casa della mamma di Sara, cioè queste sono le interviste che si fanno, la mamma si fa pagare, cioè io non qual è? Quello è l'altro problema che esiste sempre, perché quando si entra nelle regole dello show business, anche il dolore ha un prezzo, no? Quindi spesso vengono pagate e pagate anche bene. E arriva a un certo punto uno dice, vabbè, nel dolore e tutta la situazione che c'è, alla fine che cosa fa? Perché voi non vi dimenticate una cosa, ma una famiglia che si ritrova in quella situazione, avvocato, insomma, di soldi li deve spendere anche per tutelare i suoi diritti, e a volte diventano anche ragioni che ti spingono ad andare in quella direzione anche perché ne hai bisogno. Quanto si può far pagare la mamma di Sara Scarsi? Ma qualsiasi cifra, dipende da quanti la vogliono intervistare. Non mi ricordo Schettino quanto fu l'intervista, ma mi sembra 20-25 mila euro, una cifra del genere, per dire. Però, cioè, interviste di questo tipo dipende da quanta concorrenza c'è dietro e da quanto vogliono gli editori, pensano che sia il loro ritorno. No, non lo so, ma io ti dico, ora rispondendo genericamente alla domanda, sappiamo di casi in cui si sono fatti pagare anche bene. Pensate che, vi ricordate il bambino e la mamma e la nonna che furono uccisi ad Erba?
il marito vendette a Corona, quindi a Corona ha venduto tutta l'esclusiva del funerale in Tunisia, che se lo fece pagare costantemente. Quindi ha venduto la sua partecipazione a Porta a Porta. Senti, un'ultima domanda, poi cos'è che ti ha fatto passare da giornalista di carta stampata al video TG? La casualità, no, nel senso che io fino a un certo punto ho fatto, studiavo all'università e quindi vivevo un po' la redazione di fine settimana, e per quello mi avevo sempre seguito più il giornalismo il giornalismo sulla carta stampata. Poi quando stavo, ormai avevo completato la mia tesi, aspettavo di doverla discutere, mi mancava ancora un paio di mesi, iniziai con il TRM a collaborare anche su altri argomenti. Un mese prima di discutere la tesi, siccome era stata acquistata la televisione da una nuova proprietà che voleva fare un contagio con il passato e cercava giornalisti giovani, mi contattarono e mi chiesero: ma può venire con noi a darci una mano? Io dissi: guardate, io volentieri che mi piace fare il giornalista, però può darsi che tra 2 mesi venga fuori che sono il giornalista più bravo del mondo in televisione, ma anche che non sono tagliato per la televisione. E invece poi vidi via via mi facevano fare sempre più cose, evidentemente gli va anche bene come lavoro, e da lì vi dico, te lo dico anche in maniera molto chiara, per la televisione andava proprio ricostruita, quindi sono stati investimenti anche importanti. Facciamo un accordo, io comunque continuai, voglio anche per scelta mia continuare a lavorare da libero professionista per un certo periodo, perché dissi, avevo 24-25 anni, voglio anche valutare altre situazioni e voglio continuare a lavorare a 360 gradi sulla stampa. Passati 4 anni ci siamo messi a un tavolino e si è detto: vabbè, insomma, ormai sei un giornalista anche televisivo, noi si è consolidata l'azienda, vediamo di fare un contratto per diventare, il contratto mi permetteva di fare l'esame da giornalista professionista e quindi mi conveniva, io ho continuato a non chiedere un vincolo di esclusiva, perché nei contratti se viene pagato un pochino di più nel giornalismo ti posso imporre di scrivere o di lavorare solo per una testata. E da quel momento ho continuato così, e quindi devo essere sincero, la televisione è bella e divertente perché comunque ti costringe ad avere quell'autocritica che la stampa, la carta stampata a volte non ha, perché quando esci, cioè un conto è se sei una firma, cioè se sei una firma tanti possono non conoscerti, invece quando ti vedono, vengono sempre a dirti: ma hai detto questo, e ti vi assicuro, i primi tempi dopo che avevo un po' dato critica, l'avevo. Proprio mi sento della televisione, se non mi tanto le scatole quando non ti veniva a dire: dovresti fare così. Poi alla fine invece mi sono reso conto che è un bel vantaggio. Faccio un esempio, ma lo hanno sottolineato in tanti, no?
Cioè, ma se tu andavi a gennaio, a febbraio all'isola del Giglio, affittavano le case quasi come d'estate. E allora tante volte dici sì, mi dà noia, però poi la vedi anche in una prospettiva diversa. Ora, tanti per esempio ho visto, hanno dato la colpa alla Costa Concordia del dato per esempio del turismo che è un po' venuto meno. Tanti invece dicono che è stato un grande vantaggio per l'economia locale. E quindi vedi che poi a un certo punto anche questo su... porta a tante discussioni. Sì, però in quello che diceva... Sì, no, quello invece che dicevi tu è una problematica, invece sì. Secondo me in certe situazioni per chi deve lavorare in ambienti proprio giudiziari, a volte se ci fosse meno riflettori forse si lavora meno, meglio tecnicamente. Però poi non lo so, a me sembra che poi i riflettori tante volte piacciono un po' a tutti. Ma che piacciono sì, a volte possono essere dei problemi non indifferenti. Sì, no, sicuramente. Ringrazio tantissimo. Grazie a tutti. Massimi esperti in Italia su tantissimi argomenti come per esempio la situazione di Morales. Scherzi a parte, no? Vuoi evitare delle ulteriori boiate che rimarranno imperituramente agli atti, quindi allora grazie. No, il mio è un intervento abbastanza diciamo rapido e sintetico perché la materia in realtà sarebbe vastissima, siamo passati da vari tipi di questioni, cioè le problematiche relative all'esercizio della professione, la responsabilità quindi per l'esercizio della professione, può essere di tipo civile, può essere di tipo penale, può essere di tipo amministrativo. Al contempo mi sembra che ci sia tutta una questione molto più ampia di quello che è il giornalismo e basta, che è quello dell'utilizzo dei media e dei rapporti fra i media, l'amministrazione della giustizia, i diritti fondamentali delle persone. Premesso che questo qui sarebbe il tema non di una chiacchierata piacevole come la nostra in fin di mattinata di un sabato, ma sarebbe l'oggetto magari di una serie di convegni, non di uno. E tra l'altro a un paio di convegni su queste cose ho partecipato proprio per le questioni sul problema per esempio di formazione digitale, le responsabilità in rete eccetera. Vorrei punteggiare due o tre problematiche che Carlo ha giustamente accennato e poi ha detto tanto, poi c'è l'avvocato Minosieri che parla, ma insomma ripeto, sono purtroppo dei punteggiamenti e poi eventualmente vediamo se in sede di domande ci possono essere delle cose che vi posso chiedere ulteriormente. Innanzitutto mi sembra che Carlo abbia già segnato un elemento focale, cioè in Italia c'è una differenza fondamentale all'interno di chi fa genericamente informazione fra chi è giornalista e chi non è giornalista. È una differenza abbastanza importante perché ha come tutte le qualificazioni un po' un riverbero su quello che è il regime giuridico. Cosa significa? Che il mondo dei giornalisti, quindi il mondo dell'editoria, ha delle regole particolarmente pressanti, particolarmente chiare, che stabiliscono delle garanzie per i vari soggetti che vengono a comporre questo mondo e i rapporti ovviamente con i soggetti che di questo mondo non fanno parte, ma che sono degli utenti, sono a volte delle vittime, sono coloro che diciamo subiscono, usufruiscono dell'informazione. Dall'altra parte ci sono tutti coloro che fanno informazione, ma non fanno parte del mondo dell'editoria. È un caso diciamo classico che si fa in questi casi, è quello dei blogger. Con la rete noi sappiamo che è possibile, direi con un'estrema facilità, aprire un proprio blog più o meno evoluto nel quale dire le proprie opinioni, fare valutazioni sui fatti del giorno,
indire anche discussioni alle quali far partecipare altri soggetti. Ai blog, che sono tecnicamente, storicamente abbastanza vecchi, per quanto si possa essere vecchi in rete, no? Cioè vecchio e nuovo in rete si calcola delle volte in giorni e mesi, non in decenni o in secoli. E contemporaneamente, diciamo, al mondo dei blog si sono sviluppati tutta un'altra miriade di strumenti dove si fa informazione. Diceva Carlo giustamente il mondo, per esempio, di Facebook, ma vorrei dire non solo di Facebook, anche Twitter, i microblog, eccetera, eccetera. Eppure questi soggetti che gestiscono queste piattaforme, i blog, i microblog, non sono sottoposti alla legge sulla editoria, quindi non sono sottoposti a tutta una serie di regole. E questo è venuto fuori in particolar modo di recente, quando si è andati a discutere della cosiddetta norma salva Sallusti, che poi non ha salvato nessuno, dico personalmente fortunatamente, perché secondo me le norme non si possono cambiare in corsa, si cambiano prima, si cambiano dopo, ma non perché c'è una persona che è un modo, secondo me, scorretto di intendere la legge, però anche questa è un'opinione personale. E il perché questo? Perché si voleva, nell'ottica, diciamo, di un progetto che è da anni che va avanti, sottoporre anche le testate giornalistiche, diciamo, non formalmente legate al mondo dell'editoria, quindi quei soggetti che fanno informazione da soli. Guardate che certe piattaforme di blog sono anche piattaforme complesse, cioè ci sono delle vere e proprie, lasciatemi il parallelo, redazioni, cioè ci sono gruppi organizzati, non è soltanto il soggetto che la mattina fa due pensieri su questo, su quell'altro argomento. Ebbene, si voleva sottoporre anche tutto questo mondo alla legislazione dell'editoria, con tutta una serie di vincoli, di controlli e di sanzioni nelle cose in cui non si possono rispettare certe regole. Ora, io credo che la normativa che si voleva intraprendere era sicuramente una porcata, ma siamo purtroppo abituati a avere un legislatore di livello veramente scarso, e poi in tutte le materie è equamente ignorante in tutto e spesso anche in malafede. Ma il problema non è questo. Il problema è che in realtà vi è un'esigenza di porre delle regole. Non si stabiliscono delle regole in questi casi, in questa forma. Occorre un tipo di valutazione tipo diverso, perché anche i blog, anche le altre piattaforme informative possono in teoria creare danni, far circolare informazioni sbagliate, scorrette, pericolose, dannose per le persone, eccetera. Ma non è sicuramente con un'attività sostanzialmente censore che si riesce a risolvere il problema. Cioè, bisogna anche qui, prima di tutto, che il legislatore capisca quali sono i limiti e le opportunità che danno certi strumenti, e poi che decida che genere di assetto, quando ha capito bene cosa gli richiederebbe un po' di tempo, capisca quali sono i tipi di interventi che si vogliono fare, tenendo conto che questo qui è un settore che è diverso e distaccato da quella che è l'editoria classica e quindi ha bisogno di regole sostanzialmente diverse. Attualmente qual è la situazione? Attualmente la situazione, per esempio, in sede penale, come accennava prima Carlo, ci sono due forme di diffamazione. C'è la diffamazione, diciamo, quella standard, con la quale una persona comunica a due o più altri soggetti delle informazioni, delle notizie, dei commenti che sono lesivi dell'altrui onorabilità. Qualora questo avvenga non, diciamo, all'interno di un bar, per esempio, io c'ho un caso adesso che devo discutere a gennaio di un tizio che in un bar, fra un bicchiere di vino e un caffè, ha espresso dei commenti un pochino pesanti in presenza di altri avventori su una certa persona. Ebbene,
quando tutto ciò non avvenga in quelle settimane, avvenga tramite uno strumento editoriale, allora la sanzione è ben più pesante e coinvolge anche un'altra serie di soggetti, che sono i cosiddetti soggetti di garanzia, cioè sono quei soggetti che all'interno del mondo editoriale svolgono una figura di garanti nelle uscite delle notizie e che quindi hanno il dovere di controllare quello che viene pubblicato, quindi di essere responsabili, eccetera, eccetera. Calcolate che generalmente il direttore responsabile in una pubblicazione deve essere un giornalista. Ci sono due eccezioni: gli organismi di partito, se non sbaglio, e le pubblicazioni scientifiche. Vorrei dire abbastanza rilevante indicatore del sistema, soprattutto quello degli organismi di partito, perché insomma sembra che sia allora consentito un pochino fra tutto, oppure che c'è una certa supervisione anche qualitativa non sia necessaria per certi organismi o per certi giornali. Bene, in questo caso la sanzione è molto più grave ed è molto, lo vediamo nel caso di Sallusti, è anche molto più pregnante, perché ovviamente si va poi a vedere quelli che sono i comportamenti successivi, se per esempio ci sono state le rettifiche, se sono state idonee o non idonee, fatte con lo stesso rilievo, gli stessi caratteri con i quali è stata fatta la notizia, oppure se la rettifica è stata negata, eccetera, eccetera, eccetera. Questo sistema è stato, diciamo, posto sotto osservazione proprio per tentare di far uscire questa simpatica normettina che poi è abortita, grazie a Dio, ma è il sistema attuale nostro italiano. Differisce da quello che è il sistema che si può trovare in altre nazioni, in altri paesi, cioè l'irrogazione di una sanzione penale non sempre è lo strumento risolutivo. Dico questo perché, per esempio, in altri paesi si dà molto più rilievo a quelle che sono le cosiddette compensazioni economiche. Cosa sono? I risarcimenti dei danni in sede civile. Quindi sono questi altri tipi di sanzioni, che sono sanzioni civili, che vengono applicati. Credo, io ma esprimo un mio parere assolutamente personale, credo che la sanzione penale per quanto riguarda la diffamazione in generale e la diffamazione a mezzo stampa sia un argomento da rivedere e da ripensare, mentre quindi utilizzare uno strumento pesante e anche gravoso da utilizzare, perché la macchina della giustizia penale è, insomma, non è proprio leggerissima. Quello che secondo me invece potrebbe essere la vera soluzione, o una delle possibili soluzioni, è che per certi casi, certi tipi di attività si potrebbe utilizzare con efficacia la sanzione civile, cioè mi hai diffamato, guarda, stai pure a casa tua, non... però sono 100.000 euro se si scopre che il tizio non ha fatto quella cosa, e quella cosa era particolarmente grave, cioè. E ripeto, sotto questo profilo, secondo me, quando si va a toccare la tasca si ha maggiore efficacia anche sotto il profilo dissuasivo. Bisogna contemperare tutto questo con un altro tipo di annotazione, che è quello della libertà di stampa, perché qui in democrazia la parte veramente difficile del legislatore è quello di equilibrare tutti gli elementi. La libertà di stampa è uno degli strumenti, diciamo, fondamentali per il mantenimento della democrazia in un paese. E anche qui giro la palla dall'altro lato. Signori, la minaccia dell'utilizzo dello strumento giudiziario per bloccare certe notizie diventa un elemento di grave e grandissimo rischio per la democrazia stessa. Cioè, se io utilizzo la minaccia non di mandare i carabinieri, ma di trascinare in tribunale tizio che ha una notizia vera e rilevante,
ma che potrebbe essere costretto a fronteggiare una lunga azione giudiziaria, e certo soprattutto con conseguenze, ripeto, come la galera, può essere un elemento dissuasivo, e quindi non far uscire la notizia, non farlo uscire nella sua esatta dimensione, direi purtroppo sì, potrebbe essere un problema reale. I nostri politici sono maestri nell'utilizzare questo strumento, e questo ve lo voglio dire, perché mi sono trovato in due o tre situazioni abbastanza imbarazzanti per le quali giornalisti mi hanno chiesto pareri in merito a certe questioni e si sono fatte certe scelte in relazione proprio a quelle che erano i possibili rischi. Anche qui, secondo me, ecco, la struttura editoriale giornalistica gioca un ruolo positivo, nel senso che a un certo punto è la struttura stessa che gestisce l'informazione. Se il giornalista non è lasciato da solo, allora la scelta può essere veramente più libera. Se no, ripeto, il giornalista lasciato da solo può essere più facilmente condizionato, può essere più facilmente condizionato da minacce di essere trascinato in tribunale o da altre parti. La mafia usa altri metodi, ma quello che non voglio dire non interessa. Un altro paio di notazioni, e mi riallaccio a quello che ha detto Carlo prima. Notizie, indagini, segreto istruttorio. Allora, Carlo è stato gentilissimo, è molto educato e delicato. Io sono un pochino più brutale. Se c'è una notizia interessante, giornalisticamente interessante, ma il procedimento è ancora nella cosiddetta fase delle indagini preliminari e non è stato depositato nulla, solo due soggetti in realtà possono gestire quella notizia e eventualmente farla uscire o non farla uscire. Sono il magistrato inquirente e la polizia giudiziaria. Quando dico magistrato inquirente intendo l'ufficio, cioè lui, i segretari, eccetera, eccetera, quindi diciamo la struttura che c'è intorno. Non sicuramente gli avvocati, non è una difesa della categoria, né l'imputato. Eventualmente gli unici altri soggetti che possono avere notizie, dichiarazioni scottanti, per esempio, possono essere gli stessi dichiaranti, cioè uno che è stato interrogato, magari le dichiarazioni sono segretate, non sono state depositate, e l'unico altro soggetto può eventualmente dire qualcosa. Ora, nessuno credo che possa pensare di fare del cinema in questi casi, ma insomma, voi capite bene che il far uscire una notizia in un'indagine che è ancora in corso può essere un elemento molto delicato, ma può essere anche uno strumento investigativo. Cioè può essere utilizzato a fini investigativi, quindi può essere una decisione che viene presa impropriamente, vorrei dire, perché poi in causa delle responsabilità a livello professionale, per raggiungere altri scopi, altri elementi investigativi. Ora, qui il discorso ci porterebbe molto lontano, anche da quella che è la deontologia di tutti questi soggetti. Però ecco, io credo, avendolo vissuto, faccio un riferimento preciso a Mani Pulite, lì c'è stato un uso abbastanza scientifico di queste questioni. E guardate che poi pian piano tutti i vari soggetti hanno imparato a utilizzare lo strumento giornalistico e a, fra virgolette, usare i giornali e i giornalisti, anche gli avvocati. Tant'è vero che oggi, secondo poi una tradizione che ha provenienza anche anglosassone, l'avvocato deve, io guardo in casa mia, deve sapersi relazionare con i giornali, anche se noi avremmo una norma che ci impedisce di trattare di certi argomenti con i giornalisti e di metterci in mostra, per virgolette, con i giornali. È una norma deontologica
densa di interpretazioni, ma insomma, teoricamente non dovremmo fare dichiarazioni, non dovremmo farle in certe maniere. La partecipazione, per esempio, a talk show o le interviste dovrebbero essere fatte in una certa maniera, la partecipazione ai talk show sarebbe a dire dell'unità, secondo alcuni. Però ecco, in realtà siamo passati da un momento in cui le notizie non filtravano, se non, che parla anni 60, al momento della sentenza, succede questo, a una conoscenza degli atti di causa che avviene quasi in diretta, anche quando non dovrebbe. Tra l'altro, io mi permetto di dire, questo crea, da un punto di vista tecnico, soprattutto per le grosse inchieste, tutta una serie di problematiche accessorie, del tipo, vengo a sapere dai giornali e non dal magistrato che il mio cliente è indagato. E vengo a sapere che magari lo hanno anche già arrestato, magari mentre mi chiamano, cosa è successa effettivamente. Scontri che avvengono non nelle aule dei tribunali, ma attraverso comunicati, magistrati, avvocati, eccetera, eccetera. Con il tutto, con un ulteriore elemento che secondo me dovrebbe far riflettere, non tanto sulla regolamentazione, ma sull'utilizzo del buon senso, che dovrebbe essere alla base, ma che viene completamente dimenticato, su quelli che sono gli effetti mediatici poi sulle decisioni dei giudici. Cioè, come può un giudice essere terzo, tranquillo, non conoscere nulla della questione come gli si richiede nel processo penale, tanto che noi gli si fanno vedere gli atti, noi, quando magari per mesi ha letto sui giornali il contenuto di quegli stessi atti? O lo prendiamo da parte, oppure qualche cosa l'avrà letta, qualche idea se la sarà fatta. Allora, come si contemperano queste due esigenze? Quello di mantenerlo, diciamo, vergine nella sua conoscenza e dall'altra parte essere una persona che legge giornali, sente telegiornali, i comunicati radio, eccetera. E questo secondo me l'unica forza è quella di appunto rendere più indipendenti, ma dentro di sé, coloro che andranno a giudicare. Quindi deve essere una capacità, uno studio, una forza di tenersi estranei rispetto a certi fatti proprio da parte dei giudicanti. E secondo me non basterebbe anche stabilire e far rispettare dei limiti per quanto riguarda la trattazione di questioni ancora in itinere e quindi in attesa di essere giudicate da parte degli organi di stampa, bloccando gli stessi avvocati. Ci sono, ripeto, dei grandi professionisti comunicativi sul punto. Ricordo che, per esempio, non c'è soltanto il cosiddetto segreto istruttorio, cioè l'impossibilità di conoscere degli atti contenuti nel fascicolo del pubblico ministero finché non sono depositati all'avvocato, ma ci sono anche tutta una serie di altri obblighi, anche deontologici, per quanto riguarda per esempio l'espressione di pareri. Cioè ci si trova spesso, purtroppo, con magistrati che anticipano valutazioni, magistrati giudicanti che anticipano valutazioni, o ai giornali, oppure conferenze stampa in cui si trascende dal momento valutativo delle prove al momento valutativo, per esempio, delle persone in relazione a fatti che sono estranei all'inchiesta stessa. E per esempio si trascinano, per esempio un utilizzo classico che viene fatto, si trascinano in fango soggetti dichiaranti in quel procedimento, quindi testimoni non imputati, al fine di corroborare oppure di affossarne la credibilità. Un caso classico che noi abbiamo è quello cosiddetto processo Ruby. Se voi vedete giornalisticamente qual è il gioco che stanno facendo i miei colleghi e la procura,
con i giornali, utilizzando i giornali, facendo se può utilizzare i giornali, far passare le idee che Tizia era una poco di buono e quindi essendo una poco di buono non può che dire il falso, oppure che Tizia è una povera vittima, essendo una povera vittima di quello che dirà è sicuramente vero. La realtà e la falsità delle dichiarazioni hanno a che fare, ma non così tanto, con i caratteri delle persone e con la vita che fanno. Per essere più chiari, se una fa la prostituta, non è che tutto quello che dice è falso. Chiaro? Quindi si va e si gioca sulla manipolazione delle informazioni qui per fini completamente diversi. Ora io smetterei qui di annoiarvi, perché penso di aver lanciato già abbastanza palle in gioco. Se vi volete fare delle domande, posso rispondere se non mi buttano fuori. Assolutamente. A chi interessa, se volete rimanere 5 minuti di più dopo le domande a Giuseppe, per farvi vedere la potenza dei social network, siccome su Facebook è stata scritta la domanda, è stata fatta sul terreno, Guido l'ha letta e mi ha chiesto se poteva venire a rispondere direttamente a questa domanda. Allora, finito l'intervento di Giuseppe, se qualcuno è interessato, 5 minuti, Guido ci racconta come mai ieri hanno fatto quel titolo. Beh, c'è qualcuno che vuole dire qualcosa? Direi matrimonialmente parlando, parli adesso o taccia per sempre. Tutto chiaro? O tutto completamente oscuro? Sì. Sì. Allora, per cosa succede? Perché io vorrei, apro una parentesi, ripeto, la diffamazione è un campo abbastanza complesso. Vorrei ricordare che c'è un istituto nel nostro ordinamento, è ripreso dai sistemi di common law, che è l'istituto del giurì, cosiddetto giurito, che non viene utilizzato mai. Cioè ci sarebbe la possibilità, oltre che andare dal giudice, anche di utilizzare il giurì per verificare la verità, la lesività dell'informazione, eccetera, eccetera. Questo perché? Perché il momento della verità o meno dell'informazione che viene passata è, secondo me, e secondo il legislatore del tempo, anche abbastanza rilevante. Ma non è esaustivo, perché nella configurazione del reato ci sono due elementi, l'elemento, si dice, soggettivo e l'elemento oggettivo, quella della. Per cui io posso avere delle informazioni che sono assolutamente false, date per errore e assolutamente non lesive, e quindi non c'è il reato. Oppure ci sono delle informazioni che è assolutamente vere, ma che io do in una forma, in una maniera talmente mirata a danneggiare la persona che potrebbero rappresentare il reato di diffamazione. Quindi l'elemento, soltanto l'elemento del vero e falso ai fini della configurabilità del reato non è un elemento rilevante. Faccio un esempio concreto. Il problema che si pone agli occhi del giudice, quello di cui parlavo, è di un concorrente, di un soggetto che aveva un rapporto con quella che diceva male, che rappresentava dei fatti negativi che sarebbero avvenuti nell'impresa di un'altra persona, ma li rappresentava in una maniera tale per cui veniva investita di un'aurea negativa l'intera attività di questa persona e la, soprattutto la persona stessa, dipinta appunto come visto che questo nel suo negozio, allora è un sozzo, ok? I fatti sono veri. Ci buttano fuori, quindi non so, magari ci stanno buttando fuori. Bene, allora io passerei. Sì, no, ci
se volete vi interessa poi ci autobuttiamo fuori, ci spostiamo perché ti interessa piano di sopra, si fa le domande a Guido piano di sopra e mi dispiace ma grazie.